perfetto. Ottimo. Quindi ecco, come potrete vedere un po' dalla mia giovane età, io non ho avuto esperienze di coaching come i precedenti relatori, però ho avuto la fortuna di avere dei mentori, degli ottimi mentori nell'Agile che mi hanno appunto permesso di entrare in questo mondo, per poi poter aumentare le mie esperienze in quella che è la gestione dei progetti. Quindi mi rifaccio un po' all'esperienza di Valentina, mi trovo in questo momento a gestire progetti in Sintra e quando mi sono chiesto quale contributo potevo portare a questo speech, ho pensato di parlare un po' della mia quotidianità, ma soprattutto di andare a presentare gli ingredienti che poi vanno a costruire questa quotidianità nella gestione agile dei progetti. Quindi gli ingredienti principali che ho individuato sono prima di tutto un po' di chiarimento su quali sono i comportamenti da evitare e invece quali da intraprendere nel project manager, quindi chiarire un po' questo ruolo, per arrivare poi a definire anche quali sono i vincoli da tenere sempre sotto controllo. Dopodiché un altro ingrediente fondamentale è identificare una metodologia da seguire, quindi nel mio caso per la mia esperienza vi ho riportato la Scrum, che ho voluto unire parzialmente anche alla metodologia agile di cui spenderò veramente poche parole, non essendo un argomento di questa seduta, e vi porterò quindi alcuni concetti chiave, ma soprattutto il concetto di eventi, che è un concetto fondamentale per chi si interfaccia per la prima volta nell'agile. Dopodiché vi parlerò un po' di come viene suddiviso il lavoro in questo contesto agile e DevOps, in cui appunto si divide il lavoro, si vanno ad assegnare le responsabilità fino ad andare a costruire un flusso di lavoro e quindi un backlog strutturato. Infine, quella parte che poi è più dentro alla quotidianità si andrà a controllare questo processo costruito, quindi il backlog, fino alla gestione interna delle risorse, quindi dell'occupancy. Scusate, ok. Quindi partendo dall'inizio, prima di andare a identificare quali sono i comportamenti da evitare, invece quali da migliorare all'interno dell'Agile Project Management, è forse il caso di chiarire questo ruolo dell'Agile Project Manager che si può identificare con due semplici parole, ovvero un Agile Project Manager, a mio parere, dovrà sempre essere un osservatore e un facilitatore. In tal senso diciamo che c'è una grossa difficoltà proprio dal passare dal project management tradizionale a quello agile, perché il project manager bravo in questo contesto dovrà essere in grado di mettersi un po' in disparte, quindi di lasciare maggior potere al team attraverso un approccio che può essere considerato appunto di coaching. E quindi perdendo un po' di controllo, che è veramente una delle difficoltà maggiori per un project manager, soprattutto con una certa esperienza. Chiarito questo aspetto, quindi vediamo come i comportamenti da evitare sono sicuramente il gold plating, questo termine americano che letteralmente significa placcato d'oro, quindi quella voglia di strafare, di voler mostrarsi intraprendenti verso tutti gli stakeholders, quindi sia che siano interni o esterni. E quindi andando ad accettare dei requirements che magari non erano neanche stati considerati in ambito di progetto e che potrebbero mettere in difficoltà tutto il team. Questo poi ci porta al secondo errore che va assolutamente evitare, cioè mettere fretta al team. Perché è vero che, come è stato detto in precedenza dagli altri relatori, l'agile serve proprio anche ad incrementare la produttività, comunque a renderla costante, ma non bisogna eccedere, non bisogna cercare per forza di strafare e quindi mettersi i bonus tra gli altri, ma bisogna sempre mantenere un livello stabile e di concentrazione del team senza aumentare ingiustificatamente lo stress. Altro comportamento assolutamente da evitare, quindi, è quello di essere accentratore, e anche qua vi ho già anticipato qualcosa. Assolutamente, il ruolo dell'Agile Project Manager è quello di spostare le responsabilità verso il team in maniera tale di aiutarlo a crescere e quindi di prendere confidenza, di migliorarsi continuamente, di sprint in sprint. Quando invece andiamo a parlare di skills e quindi di comportamenti da intraprendere nell'Agile Project Management, abbiamo tra i primi l'active listening, quindi un'attiva partecipazione che deve essere fatta di interazione, di contatto visivo, ma soprattutto di capacità di riassumere e semplificare concetti. E questo ci porta alla seconda skill, che è la servant leadership, che
che sta a significare proprio la capacità del project manager di rimuovere gli impedimenti, quindi in un certo senso di porsi a protezione del team, mettendo le loro esigenze davanti alle proprie. Tutto questo poi ci porta anche a supportare il team nella sua auto-organizzazione e quindi nell'infondere in loro un maggiore senso di ownership e di senso di appartenenza al team. Questo si ottiene anche chiaramente non prendendo tutte le decisioni in mano e quindi tornando ai comportamenti scorretti di prima, non essendo accentratori, ma appunto facilitando o al massimo influenzando il decision making di ogni risorsa appartenente al team. Quindi questi, diciamo, sono un po' i comportamenti da evitare o da intraprendere all'interno dell'Agile Project Management, ma non bisogna mai dimenticarci di questi vincoli che vi mostro, che fanno parte del cosiddetto triangolo del project management e che sono praticamente validi un po' in tutti i contesti, quindi sia nella gestione dei progetti tradizionali che in quella agile. E sono appunto queste tre dimensioni di tempi, costi e ambito che sono estremamente vincolate tra di loro. Quindi non sarà possibile muovere uno di questi vincoli senza avere delle ripercussioni sugli altri, e soprattutto sulla qualità del progetto. Quindi sicuramente queste sono le quattro dimensioni che l'Agile Project Manager deve sempre avere bene in mente. Andando avanti, quindi, come dicevo, ho deciso di riportarvi tra tutte le valide metodologie dell'Agile la Scrum, poiché è quella che conosco meglio per esperienza personale, dato che ormai è entrata in azienda, nell'azienda in cui opero da diversi anni, grazie al contributo di uno Scrum Master esterno con una grande esperienza, che ci ha permesso di apprendere questa metodologia e di metterla da subito in pratica. Infatti noi, prima dell'arrivo di questo Scrum Master, non avevamo delle conoscenze particolari nell'Agile, e questo però l'abbiamo visto come un vantaggio, poiché siamo riusciti a prendere i principi di questa metodologia, quindi dello Scrum e dell'Agile in generale, e di farle nostre, andando quindi a fittare queste metodologie a seconda delle nostre esigenze. Dopodiché abbiamo intrapreso un percorso, diciamo, di apprendimento inverso, passando quindi dal lato pratico al lato teorico, andandoci sempre di più ad informare, a specializzarci nelle metodologie agile, fino al punto in cui appunto abbiamo deciso di portare anche verso l'esterno, abbiamo sentito questa spinta e esigenza di portare le nostre conoscenze in occasioni di condivisione, come può essere quella di oggi, o addirittura di formazione, e quindi di portare tramite workshop a terze parti la nostra esperienza e quindi provare a fargliela replicare, quindi prendere una metodologia agile e provare a farla per le proprie esigenze. Tornando quindi alla slide, come vi dicevo, ho deciso di riportare solo pochi concetti chiave, questo da una parte per non annoiarvi con nozioni teoriche o comunque nozioni che sapevo già che i miei colleghi avrebbero saputo anche spiegare meglio, in maggior dettaglio, e dall'altra perché, come vi dicevo, prediligo un approccio molto più pratico all'apprendimento di questa metodologia. Ora, tra i pochi concetti che ho riportato, quindi non potevo non riportare il concetto di sprint, poiché è un concetto che, bene o male, viene condiviso da tutte le metodologie agile. Infatti, mettiamo sempre al centro di questo framework agile degli slot temporali ben definiti, attorno ai quali lavorano diverse figure. Ad esempio, nel caso dello Scrum Team avremo il Product Owner, quindi colui che è l'ultimo responsabile, anzi è il responsabile ultimo della lista delle attività che porteranno al successo del progetto Agile. Poi avremo il team di sviluppo, che è il vero protagonista della metodologia Scrum, e poi lo Scrum Master, che altro non è che un moderatore, un facilitatore, quindi una figura essenziale in questo team che aiuterà l'Agile Project Manager a risolvere gli impedimenti e eventuali issues. Tutte queste figure quindi lavorano in un certo senso per portare un incremento allo sprint, quindi per portare lo sprint al successo, alla sua conclusione, tramite il concetto di DAN, che è una definizione fondamentale nello Scrum, perché deve essere assolutamente univoca. Cioè, non si avrà un incremento finché questa definizione di DAN non è assolutamente condivisa da tutto il team, quindi non ci devono essere assolutamente fraintendimenti. Solo in questo modo si riesce appunto ad avanzare nel product backlog, e quindi in particolare nello sprint backlog, e a mostrare lo stato di avanzamento e miglioramenti anche a tutti gli stakeholders del progetto Agile. Andando avanti, ho deciso di dedicare una slide intera agli eventi dello Scrum, perché
Lo ritengo un approccio veramente utilissimo per chi si approccia la prima volta alla metodologia Agile, quella che è la metodologia Agile, suddividendo i tempi del progetto, monitorando gli avanzamenti e i miglioramenti insieme a tutti i membri del team. Quindi il primo evento è forse il più classico, lo sprint planning, prima ancora di iniziare lo sprint, quindi ci si riunirà con prima gli stakeholder e poi il team per andare a definire quali sono le attività da inserire nel backlog e quali sono i goal per ogni sprint. Il secondo evento è quello che, come ci diceva anche Valentina nelle sue slide, ha maggiore successo. Infatti ben l'85% lo utilizzava e questo non, è una cosa ben chiara, ecco. Perché infatti mi immagino che molti manager, magari anche senza conoscere assolutamente niente dell'Agile, si ritrovano ad applicarlo, magari hanno dei problemi nel proprio progetto, per cui non riescono a mettere insieme il team, non hanno degli allineamenti veloci, a un certo punto scoppiano, diciamo un quarto d'ora, almeno siamo allineati, magari fanno Agile e neanche lo sanno. Quindi appunto questa sessione è così fondamentale perché si va a parlare di punti fondamentali in un breve tempo che sicuramente non va a slittare i tempi del progetto e ci si domanda in questo slot di tempo che cosa è stato fatto ieri, che cosa sarà fatto nella giornata di oggi e se ci sono stati degli eventuali impedimenti o issues che dovranno essere affrontati in una sessione separata. Dopodiché un altro evento fondamentale è lo sprint review, dove verranno appunto presentati gli obiettivi raggiunti alla fine dello sprint, verrà rivista la definition of done e si raccoglieranno tutti i feedback che ci aiuteranno a passare all'evento successivo e che forse è anche il mio preferito, immagino, di molti amanti dello Scrum e dell'Agile, che è lo sprint retrospective. Questo evento è così importante perché in un certo senso si lega a quell'approccio di continuous improvement di cui parlavano prima anche i miei relatori precedenti e in cui si va a identificare sì le cose positive, quindi cosa è stato fatto bene, ma soprattutto cosa deve essere migliorato. Infatti non esisterà uno sprint dove tutto è andato bene, dove tutto è perfetto, altrimenti sicuramente non ci troviamo nella metodologia Agile, sicuramente non vogliamo migliorare. Quindi è fondamentale prendere spunto da questo evento e finire questa riunione con delle azioni da intraprendere che dovranno assolutamente essere riprese nella sessione successiva e quindi nel prossimo sprint. Quindi, terminata la parte relativa alla metodologia, torno un po' all'aspetto generico e quindi vi voglio parlare un po' di come può essere diviso il lavoro in ambito Agile. Partendo da una piccola premessa di quello che è un approccio basic, dove vediamo essenzialmente una piccola suddivisione di work items, quindi il processo di lavoro viene costituito semplicemente da epic, issues e task, e soprattutto, a differenza dell'agile, come riporto in questo schema, non c'è assolutamente una divisione gerarchica. E questo sicuramente può creare dei conflitti perché quando si mette le mani su troppe persone, troppi ruoli nella stessa attività, sicuramente si genereranno dei conflitti, dei problemi che poi ci faranno delle perdite in termini di tempi e di costi per andare a risolverli. Quindi riuscire a dividere questo backlog in almeno due livelli gerarchici, quindi uno è diciamo manageriale, le epic e le feature in mano a project manager, a product manager che avranno la visione totale del progetto. E un altro livello gerarchico invece completamente in mano al team di sviluppo e essenzialmente anche ai team delle operation. E quindi proprio per questo ho parlato anche di Agile DevOps, perché queste due metodologie vanno spesso a braccetto, quindi non si escludono una vicenda, non si escludono a vicenda, ma anzi si aiutano. In questa gerarchia quindi vediamo come riusciamo ad assegnare le responsabilità di ogni scatola, di ogni work items ai singoli membri del team Agile. C'è una piccola differenza nello Scrum che è quello poi di andare a unificare i work items, soprattutto le user stories, all'interno del product backlog, quindi andare a riscrivere quelle che sono le esigenze dell'utente finale. Tutto questo poi quindi ci serve ad andare a disegnare il flusso di lavoro, quindi abbiamo prima suddiviso il lavoro, abbiamo visto come possiamo andare a creare dei livelli gerarchici
Vediamo appunto come assegnare poi questo lavoro a dei livelli specifici, quindi alle figure di project manager, product owner, team leader e developer in particolare. A questo punto diventa più semplice andarci ad immaginare un po' come disegnare i flussi, quindi come far partire i requirements che dal cliente arrivano subito a livello di management, come dalle epic e dalle feature vanno poi a generare quello che può essere definito un backlog condiviso, dove grazie a una serie di iterazioni si va ad ampliare quella che è la project board e da cui verrà preso il materiale per i singoli backlog, quindi i backlog privati di ogni team su cui si concentrerà e su cui avrà il potere massimo il team leader e il singolo sviluppatore. Tutto questo appunto per far vedere che la struttura che vi sto mostrando è dinamica e è costituita appunto di continue interazioni e di una comunicazione continua tra tutti i partecipanti del team Agile. Finito questo spunto, quindi quello che resta alla fine è solo la gestione del backlog, è quello che veramente l'Agile Project Manager si ritrova poi nella quotidianità di tutti i giorni, cioè come posso gestire il backlog una volta creato, una volta assegnato. Questo è molto semplice perché infatti ci bastano a questo punto poche caratteristiche, pochi valori, tra cui la capacity di ogni membro appartenente al team. L'effort è stimato per ogni singola attività, quindi avremo la stima del team leader essenziale e che viene ripresa già a livello di VBS, ma poi ancora più importante la stima della risorsa che sarà assegnato a quel singolo task. Questo perché, come dicevo prima, ci aiuterà a migliorarci di continuo, quindi in questo approccio e processo di continuous improvement, avere la stima della singola risorsa ci aiuterà anche a bilanciare meglio le nostre stime, a migliorare nello sprint successivo. Vedremo che se ci sarà stato un gap tra la stima del team leader e la stima dell'assegnatario, sicuramente potremo migliorare, oppure ci potremmo chiedere dove è stato l'errore, forse c'è stata una stima troppo alta iniziale, forse c'è stato un problema durante lo sviluppo dell'attività. Tutto questo quindi ci concede di avere degli spunti per migliorarci, ma soprattutto per andare a creare una dashboard che può essere definita come il dettaglio dello sprint backlog, dove l'Agile Project Manager è in grado quindi di avere un controllo diretto su ogni singola risorsa, andare quindi a rendersi conto se il suo carico di lavoro è elevato oppure sottostimato e quindi andare a risolvere i problemi uno ad uno. Diciamo che con questo giro quindi ho praticamente finito, ho voluto riportarvi un po' appunto parlando di quotidianità quella che può essere una giornata tipo di un Agile Project Manager che me la sono immaginata con questi eventi. Quindi si inizia la giornata con un buon caffè e una prima ascoltita delle mail per capire se sono entrate delle nuove priorità rispetto alla giornata precedente. Dopodiché il primo passo chiaramente è quello del daily stand up. Come si diceva in precedenza, andremo quindi a chiederci cosa è stato fatto ieri, cosa verrà fatto oggi e se ci sono stati degli impedimenti. In questo caso sicuramente sarà buona norma prenderci un'ora di lavoro, un'ora di lavoro face to face, quindi direttamente con il team, in cui andremo a risolvere uno ad uno questi impedimenti o comunque a identificare delle strategie risolutive che magari ci potranno volere meno o più tempo, ma la cosa importante è identificarle e non lasciarle mai indietro. Dopodiché ci si può anche dedicare, ad esempio, a risolvere dei problemi, dei dubbi che sono emersi anche nelle giornate precedenti, senza andare a creare delle liste d'attesa di email in cui si aspettano risposte per giorni, magari in cui siamo anche sollecitati dai clienti e però non abbiamo risposte. Quindi l'occasione di parlare direttamente con il team, avere delle risposte celeri e poter controribattere faccia a faccia è sicuramente un incredibile vantaggio su cui l'Agile spinge molto. Dopo questa seduta, chiaramente prima o poi bisognerà rientrare in ufficio, quindi non si può stare tutto il giorno nelle sedute face to face, ma bisognerà rientrare in ufficio appunto risistemare quindi un po' le note prese durante la mattinata, andare ad aggiornare la reportistica e quindi ad aggiornare tutti gli stakeholders del progetto. Un evento che non potevo non inserire in questa lista sicuramente è lo scambio di idee con altri Agile Project Manager, semplicemente altri membri del team all'interno dell'organizzazione. Infatti l'Agile ci insegna di non chiuderci mai nel proprio nido, nella propria zona di comfort, ma aprirsi verso l'esterno, quindi andare a condividere, ad apprendere lesson learned anche in ambiti non così tanto vicini al nostro progetto, ma che sicuramente potranno tornarci comodo. Altri eventi significativi sono sicuramente la pianificazione del progetto, questo
dipenderà molto dalla fase in cui ci troviamo, quindi se siamo a inizio sprint, a fine sprint, oppure se vogliamo semplicemente dedicare un'ora a elencare gli obiettivi futuri, quindi dove vogliamo trovarci da qui ad alcuni mesi. Di conseguenza andremo anche a creare una lista sempre a lungo termine di miglioramenti, quindi se è già creata andremo a migliorarla e a rivederla di giorno in giorno, senza mai perdere il focus quindi sul miglioramento continuo su cui ci spinge l'Agile. Poi diciamo altra pausa caffè in cui ogni occasione è sempre buona per imparare nuove cose, per aiutarci a vicenda con gli altri esperti del settore, quindi altri gestori di progetti in Agile. E ultime due attività della giornata possono essere i team updates e creare una lista di cose da fare per il giorno dopo, quindi per non farci trovare impreparati durante il daily stand up della giornata successiva. A questo punto possiamo dire che se l'Agile Project Manager ha concluso tutti questi eventi, può rientrare a casa abbastanza soddisfatto e contento di aver fatto il proprio lavoro. Con questo ho concluso, quindi ringrazio tutti per l'ascolto e resto a disposizione per qualsiasi domanda in merito. Grazie. Grazie a te Davide, sì, vedo che nella chat hanno cominciato a scrivere molto, cioè, tutto parte da una domanda indirizzata a te. Il problema non è solo quello, non è solo quel poveraccio di project manager che deve far tornare i conti, ma anche chi quei conti glieli chiede. Secondo me l'agile dovrebbe essere un mindset aziendale, non solo dei team di sviluppo. Cosa ne pensi? Questa più che Io una domanda è sono un'affermazione. assolutamente d'accordo. Io sono assolutamente d'accordo, direi che è quasi più un'affermazione. Infatti, l'Agile comunque deve essere condiviso a livello aziendale, deve essere in certi sensi non solo una metodologia, ma una filosofia. Cioè, non esiste Agile, sicuramente qua mi sapranno correggere o dare conferma agli altri, relatori. Non esiste Agile se non viene assolutamente intrapresa a tutti i livelli aziendali, quindi dal middle management allo sviluppo al senior management. Proprio per questo ho fatto un piccolo accenno in cui dicevo che la metodologia Agile va a braccetto con quella DevOps, perché anche nella DevOps vediamo come l'accrescimento del software va a prendere sia i team di sviluppo che i team addetti all'operation, ma anche al controllo della qualità. E quindi a chi veramente si interfaccia con il cliente a tutti i livelli. Sicuramente, cioè, questa è la risposta, va inserita a tutti i livelli aziendali, altrimenti non c'è Agile. Perfetto, perfetto Davide. Volendo puoi continuare a rispondere perché hanno scritto anche altre cose. Se vuoi esprimere cosa ne Certo. pensi a riguardo, rispondi direttamente in chat. E se avete altre domande per Davide, gli potrete scrivere in privato. Sono Ok. sicuro Grazie a che tutti. risponderà a tutti i vostri quesiti. Quindi Davide, ti ringraziamo e io direi di passare al prossimo speaker, l'ultimo, che è Giulio Roggero. Quindi un saluto a Davide, grazie mille. E Giulio, ci senti?